un po' più dei fatti di casa mia. Credo che loro ne abbiano a sufficienza, stanno ancora cercando di capire perché 5.000 voti validi delle primarie sono stati annullati, perché in alcuni seggi non si è pagato i 2 euro dove si dovevano pagare, in altri hanno votato persone iscritte ad altri partiti che non potevano votare, in altri pare che i 2 euro li abbia dati qualcun altro, io non lo so, ma se c'è un'indagine della procura e un sacco di gente è stata chiamata in caserma, forse qualche problema ci sarà. Se io fossi Miceli penserei di più a questo. D'altra parte la logica del PD è una logica strana. Miceli non è candidato a queste elezioni perché dopo 2 mandati il PD dice che non ti puoi ricandidare. Non ti puoi candidare, però a Miceli hanno detto stai tranquillo, farai l'assessore se vinceremo. Quindi non si può candidare e non può prendere i voti, però è sicuramente assessore nel caso la Paita diventi presidente. Ma quando gliel'hanno detto? Gli hanno detto Miceli stai sereno, perché il rischio è che lui stia aspettando qualcosa che mai avverrà. Non vorrei che facesse la fine del compagno Vesco, che è uscito dal listino mentre stava entrando alla conferenza stampa, che ognuno guardi in casa propria. Noi stiamo facendo la nostra corsa per governare la regione Liguria. Pensa che in provincia di Savona avremo un cattivo risultato? Beh, lo smentiremo alle urne. Il 31 notte i savonesi giudicheranno questi 10 anni di Giunta Burlando e decideranno se averne altri 5. Decideranno se avere il Burlando Ter presieduto da Lella Paita o decideranno se avere un progetto nuovo con un nuovo governatore che si chiama Giovanni Toti. Io sono candidato, andrò a chiedere il voto alla gente. Miceli sta sulle tribune a fare il tifo, è giusto che faccia il tifo, non insulti gli avversari.